celle troppo lontane per generare traffico inutile, cioè se io sono agganciato ad una cella, il sistema fa il possibile per lasciarmi agganciato lì, perché altrimenti io genero a livello di sistema. Perché possa seguire il figlio più piccolo, sono stati revocati gli arresti domiciliari a Caterina Battista e sostituiti con l'obbligo di firma, e quanto si è deciso nell'udienza del processo che si è tenuto ieri, martedì 6 febbraio, ad Ivrea. Numerosi test che hanno raccontato diversi episodi legati a Gabriele De Filippi, il figlio, accusato insieme a Roberto Obert dell'uccisione della professoressa Gloria Rosbock. Dopo le dichiarazioni del consulente di parte civile Fabrizio Finardi, ingegnere elettronico informatico, che ha sottolineato il lavoro di precisione dovizia, con rilievi minuziosi in base all'aggancio della cella di Montalenghe, è toccato a Luca, amico di Gabriele De Filippi, per 8 anni. Spesso Gabriele dormiva a casa dei genitori di Luca a Bigone. L'amico ha ricordato che su richiesta della mamma Caterina davano ospitalità a Gabriele per allontanarlo dalle brutte compagnie. Dopo una lite avvenuta al compleanno di Luca nel 2014, i due non si sono più visti. La mamma di Luca, che lo aveva accolto in casa come un figlio, lo descrive come un bravo ragazzo e ha ricordato i rapporti non molto facili con la mamma Caterina, definendo il comportamento del ragazzo arrogante. Tra i testimoni Roberta, l'amica di Gloria, a lei confidava tutto, anche dell'amicizia con quel ragazzo che le aveva proposto un weekend in Costa Azzurra. Sapeva che Gloria aveva prestato dei soldi a Gabriele, ma non sapeva quanto, e che quando non si era più fatto sentire, Gloria aveva chiesto spiegazioni alla Battista. Questa le aveva risposto che Gabriele non c'era e che stava frequentando brutti giri. Gloria aveva chiamato l'amica per confidarsi. La prossima udienza è fissata per il 20 febbraio. Thank you.